Oggi siamo qui con tutti i lavoratori dell'ente di sviluppo agricolo che sono gli ex trattoristi, lavoratori a tempo determinato, lavoratori che impiegati nelle pulizie delle strade, impiegati nel dissesto idrogeologico, dall'ente di meccanizzazione. Lavoratori che da oltre 30 anni sono a tempo determinato nonostante vengono impiegati per più di 179 giorni l'anno. Ancora quest'anno non sono stati avviati, nonostante nel territorio c'è bisogno della manodopera, perché le strade, soprattutto quelle di penetrazione agricola, sono tutte franate e c'è bisogno di questi lavoratori, e noi da anni che chiediamo la stabilizzazione di questi lavoratori, perché la Sicilia ha bisogno di queste professionalità tutto l'anno. È arrivato il momento che il governo della regione siciliana e anche la presidenza e la direzione dell'ente prendano atto di questa situazione, di questi lavoratori, e li stabilizzino. Continuano ancora a prenderci in giro e di fatto non c'è niente, e continuano ancora a ledere tutta la nostra dignità, lavoratori non solo oltre 30 anni, ma io dico anche da 40 anni che sono qua, che lavorano, e ancora non si è stato in condizione di fare una leggina per il nostro passaggio a tempo indeterminato, anche se la cosa è molto più conveniente rispetto a stare le 179 giornate. Continuano ancora a prenderci in giro, e questa è una cosa che bisogna porre rimedio e bisogna finirla. E noi siamo qua appunto per manifestare tutto il nostro disagio con forza e gridarlo molto, ma molto forte. Il problema principale è quello che questi lavoratori sono tantissimi anni che lavorano per l'ESA, hanno svolto con dedizione il loro compito, tutti i compiti che gli sono stati affidati, senza fare tanto andare per il sottile. Hanno fatto interventi anche urgenti di altissima professionalità. Oggi credo che c'è un problema generale, che è quello di una richiesta della stabilizzazione di questi lavoratori, e noi riteniamo che ci siano tutte le condizioni. E in questo momento abbiamo un problema più urgente, che è quello dell'avviamento nell'anno in corso. I numeri che prima erano rilevanti adesso sono in circa 300 unità in tutta la Sicilia, in 8 province l'ESA svolge il proprio ruolo. Riteniamo che sia arrivato il momento di chiudere questa partita.